Il senatore Lamberti ha dei difetti, ma in fondo chi non ne ha? Il reato a lui attribuito è stato prescritto. Nel processo l'accusa di collusione mafiosa si è rivelata infondata. Sì. L'articolo sul senatore Lamberti non uscirà. Abbiamo qualche cosa di più grosso fra le mani. È morta Desiree Belli, l'attrice, l'amichetta di Pietri. È ammazzata. Hanno trovato tutti i diari. Dacci sotto, scrivi tutto quello che sai e anche qualche cosa di più se lo scopri. Ciao. Si dice che se uno ha un sogno deve andare fino in fondo, no? Io ci sto andando. Fino in fondo. Quella mattina non siamo andate a scuola. Dritte in un bar. E là dentro un giornale con su scritto casting. E la mia amica mi fa: che si fa, ci andiamo? E poi, com'è andato a finire il provino? E io che ne so. Non vado molto forte con le favole. E tu invece? Daniel, vedo che c'è tanta passione, tanto fuoco. Noi non siamo degli eroi. Il paese non ha bisogno di eroi. Noi siamo quelli che creiamo uomini neri e siamo chiamati a combatterli. E tu ora devi decidere, Daniel, da che parte stare. Desiree Belli aveva dei difetti, ma in fondo chi non ne ha? Novella. Dimmi solo che sarai dei nostri. Benissimo, lo sapevo, me l'aspettavo. Ci sentiamo, dai, a presto. Ciao, ciao. Scusa, ma questa storia della Belli? Pietri è caduto nella merda e ha buttato nella merda tutti quanti noi. Adesso siamo in silenzio stampa, ma lo sappiamo tutti. Non ho finito. E voi siete meravigliati. Certo. Io credevo a quello che Pietri faceva, non certo in quello che diceva la gente. Poi queste storie sulle ragazzine... Senti, mi hai chiamato qui per raccontarmi una storia, no? Se dopo quello che ti avrò proposto vorrei ancora scrivere su quel giornale... Io so già che cosa mi vuoi proporre e te lo dico subito. Io ho chiuso 3 anni fa e tu sai anche il perché. Sì, sì, lo so. E effettivamente non ti biasi, ma è col senno di poi. Però adesso le cose sono cambiate. La nuova coalizione sta arrivando in Parlamento. Noi abbiamo i voti. L'elettorato di Pietri confluirà nel nostro nuovo gruppo e noi, tu ed io, potremo ricominciare dai nostri valori. Non abbiamo scelta. Riprenderci il paese è un dovere morale. Novella Guidi, l'obbligo morale di riprenderci il paese. Mi piace. Io già ti vedo con una bella foto sotto di te che sorridi, con questa bella faccia simpatica da brava persona, l'espressione intelligente, il savoir-faire non ti manca. Tu sei la novità che il paese stava aspettando. Ti sto offrendo una seconda chance, Dani. E io l'ho già rifiutata prima ancora che me la proponessi. È possibile che le decisioni importanti della tua vita tu le prenda su così, senza pensarci neanche un momento? Sì. Dichiarazioni a caldo del senatore questa mattina davanti alla sua abitazione. Ma quali prove? Io non vedo prove. La Belli è una persona mentalmente instabile. I diari, sì, vabbè, i diari possono andare bene per una chiacchierata al bar. Voglio dire, io ho 20 anni che lotto sul campo. Pietri ricorda la sua carriera politica a fianco di Novella Guidi, sua fedelissima. Nelle ultime ore... Desiree? È in bagno. Si è sentita poco bene in macchina. Come mai questo incontro? Non è per il partito. Parte una nuova produzione, una fiction sulla mafia, e pensavo di consigliare Desiree come attrice protagonista. Io non vado tanto forte con le favole. Tu? Nelle favole c'è sempre il principe buono, no? Che porta in salvo la principessa, lontano dal castello. E dove la porta, chi lo sa? Senta, senatore, io non voglio farle la morale. Però voglio solo ricordarle che lei è un uomo sposato. Mi dispiace, ma credo che Desiree tornerà con me in albergo. Mi ha detto tutto. Forse lei si sbaglia. Forse ogni tanto un eroe farebbe bene a questo paese. Vai, vai. Un consiglio però te lo devo dare, forse l'ultimo. In questo mondo bisogna sempre riflettere e mai prendere decisioni così affrettate. Vai, vai.
Ma com'è che sei cambiato così tanto, Daniel? A volte leggo i tuoi articoli e penso sarà un omonimo. Oppure qualche folletto malefico che scrive per lui. E invece no. Sei proprio tu, il Daniel che difende i mafiosi. Gli stessi mafiosi che un tempo combattevamo. Ti racconto una storia. Una storia che hanno dato da leggere a mio figlio ieri a scuola. C'è un ragazzino che sta mangiando una mela nel cortile per i fatti suoi. E a un certo punto arriva un bullo e gli dice dammi la mela. E il ragazzino fa per obbedire. Ma poi pensa, ma come ha fatto a diventare il bullo della scuola? Siamo noi ad avergli dato tutto questo potere, dando retta alle sue minacce o fantasticando sul suo conto. Ma se tutti quanti smettessimo per un attimo di considerare il bulletto come un bulletto, il bulletto ritornerebbe un ragazzino normale, perché il bulletto è un ragazzino come me. Sai allora che cosa fai, ragazzino? Finisce di mangiare la mela come se nulla fosse. Poi con calma si rivolge al bulletto e gli dice io so che tu dormi con l'orsacchiotto, che hai paura del buio e che ti fai la pipì a letto. E così, nello stupore generale, il bulletto, anziché picchiare il ragazzino, sai cosa fa? Si mette a piangere, davanti a tutti. Incredibile. Nessuno era mai riuscito in quell'impresa, capisci? Ce n'era bisogno di qualcuno che prendesse le redini e si comportasse da eroe. In quella scuola c'era bisogno di un altro bulletto. D'un bulletto più furbo, uno che sapesse da che parte stare. Uno come te, insomma. Daniel, vaffanculo. No, aspetta, ti racconto un'altra storia. Desiree si è inventata tutto. Pietri, l'uomo nero, non ha mai sfiorato nemmeno con un dito. Buonasera, senatore. Erano ombre quelle che abbiamo visto. Ombre che abbiamo prontamente trasformato in uomini neri. Che ne pensi di quest'altra storia? Non ti piace, vero? Che problema c'è? La possiamo cambiare? Bello di questo lavoro è che tutto sembra semplice se lo sai raccontare. I cattivi da una parte e gli eroi dalla nostra. E se ci pensi bene, a nessuno fregherà niente se il bulletto si piscia addosso. Che se ci pensi bene, a nessuno importa della verità quando si tratta di eroi.